Shalom a tutti, fratelli e sorelle in Cristo, nostro divino Re. Benvenuti al nostro consueto appuntamento con il Regno di Dio, cuore della rivelazione. Bene, continuiamo a parlare del Regno di Dio nel Nuovo Testamento. Adesso vediamo come gli apostoli hanno continuato a parlare, appunto, ad annunciare il Regno di Dio in mezzo al mondo pagano. Vedremo ancora come Gesù, nostro Re e sacerdote e profeta, passa a noi queste tre categorie di profezia, di sacerdozio e di regalità attraverso appunto il battesimo, che ci fa figli di Dio e ci fa re, sacerdoti e profeti. Vediamo come il messaggio degli apostoli, dei discepoli di Gesù è sempre il regno, cuore della rivelazione. Allora iniziamo con gli Atti degli Apostoli, in cui si dice che Filippo, che era appunto uno dei diaconi della comunità, delle prime comunità cristiane, annunciava il Vangelo del Regno di Dio e del nome di Gesù Cristo e battezzava appunto uomini e donne. O ancora come Paolo annunciava il Regno di Dio. E infatti si dice negli Atti degli Apostoli, al capitolo 19, leggiamo questo: erano in tutto circa 12 uomini. Entrato nella sinagoga, vi poté parlare per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il Regno di Dio. Ecco il messaggio principale appunto di Gesù. E ancora Paolo, capitolo 28 degli Atti degli Apostoli, si legge: dal mattino alla sera egli esponeva loro il Regno di Dio, dando testimonianza e cercava di convincerli riguardo a Gesù, partendo dalla legge di Mosè e dai profeti. Vedete come il Regno di Dio viene continuamente e diventa il messaggio principale di tutta la Bibbia. Paolo ancora, sempre nel capitolo 28 degli Atti, trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto. Siamo nel periodo in cui Paolo è a Roma, e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il Regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo. Quindi questo annuncio del Regno riguarda proprio la dimensione profetica, che significa appunto la profezia non è altro che parlare per conto di una persona, parlare cioè di Gesù Cristo e del suo regno. Questa dimensione profetica è praticamente gridare, annunciare con la voce, con le parole, con la testimonianza della signoria di Gesù. E ogni battezzato è chiamato ad essere questo profeta, questo portavoce di Dio a servizio della sua parola. Come tutti i profeti, lo stesso Gesù però
dopo che ha annunciato la parola di Dio, viene perseguitato. Quindi questo regno che loro e gli apostoli annunciavano aveva come conseguenza la persecuzione. Gesù stesso ha finito la sua vita proprio affrontando la passione alla croce, a causa appunto della persecuzione dei poteri di quel mondo, a causa del potere religioso, sia ebraico che romano. Quindi, e che cosa dice, cosa si dice negli Atti al capitolo 14, proprio riguardo a questo? Dice: siamo saldi nella fede perché dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Proprio questo, ecco, questo amore verso anche i nemici è la causa principale proprio della tribolazione. Questo predicare l'amore di Dio per tutti, questo predicare l'amore di Dio che si fa servizio diventa la causa di ogni sofferenza, di ogni tribolazione. Infatti, porterà Paolo, negli Atti degli Apostoli, poi Paolo porterà il Vangelo fino a Roma, in mezzo al cuore stesso del paganesimo, dell'idolatria, e questo gli procurerà molte sofferenze e infine morirà per decapitazione, come sappiamo. Come San Paolo, così tanti santi martiri sono morti per decapitazione, cioè sono arrivati a questo culmine che è la decapitazione, che sta a significare una cosa ben precisa: togliere la testa ha un altro significato spirituale, non è un fatto solo fisico, ma anche un significato spirituale. È riconoscere che il vero capo, la vera testa di questi martiri è Gesù. È lui il vero capo. Noi serviamo lui come Cristo Re, Cristo capo, e noi siamo soltanto le sue membra sofferenti a volte del suo corpo a causa appunto delle persecuzioni. Quindi quella testa che viene tolta ai martiri è rimessa da Cristo stesso, perché lui è il capo che ridà nella gloria, ridà appunto la vita a questi nostri fratelli. Quindi, per passare dalla dimensione profetica a quella regale, è necessario passare attraverso la croce, attraverso il morire noi stessi per nascere nella nuova vita del Regno. Ogni battezzato che annuncia la parola di Dio dovrà incarnare questa parola nel servizio e nell'amore verso il prossimo, per entrare nella dimensione regale attraverso questo momento cruciale che è la passione, la persecuzione, perché non sempre gli uomini accoglieranno il messaggio del Vangelo del Regno, che è basato soprattutto sulla condivisione, sull'umiltà e sul servizio, che è totalmente diverso dalle categorie e dai poteri di questo mondo, basati sul possesso, invece sui primi posti, sul comandare. E dopo la dimensione profetica e regale, appunto profetica che porta, che annuncia la parola, regale, che incarna la parola, questa che diventa servizio di amore verso gli altri, quindi dopo la dimensione profetica e regale c'è la dimensione sacerdotale, quella più alta, ed è quella della preghiera, quello dell'offrire al Signore il nostro vero culto spirituale. Un culto spirituale basato su quelle opere di misericordia. L'esercizio del sacerdozio spirituale è far emergere in noi questo regno di amore che è al di sopra di tutti i regni della terra. Significa esercitare un'autorità che viene solo da Dio e che si mette a servizio degli uomini per farla crescere nella dimensione del regno. E assumere tutta la realtà terrena nella realtà celeste. E questo ci introduce in quello che è l'Apocalisse, che poi vedremo la prossima volta, in cui si vede questa lotta spirituale tra il regno di Dio e il regno di questo mondo capeggiato da Satana. E la vittoria del regno di Dio dipende anche da ognuno di noi, da ogni battezzato che fa regnare Cristo nella sua vita, che vuole regnare con Cristo, che vuole esercitare con Cristo questo sacerdozio spirituale, questa autorità spirituale su tutto ciò che è mondano,
tutto ciò che ha servito al principe di questo mondo, far emergere questa realtà spirituale, trasfigurare il mondo appunto in Cristo. Vediamo, leggiamo in Apocalisse, iniziamo a introdurre un po' l'Apocalisse, parlando del regno, in particolare ci soffermiamo appunto sul termine sacerdote. Infatti, quando nell'Apocalisse si dice 2 o 3 volte regno di sacerdoti, che riprende un po' l'Antico Testamento, si dice in Apocalisse 1: hai fatto di noi un regno e sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli. E ancora, seconda volta, in Apocalisse 5:10, hai fatto di loro per il nostro Dio un regno e sacerdoti e regneranno sopra la terra. Vedete come il regno è associato appunto al essere sacerdoti. La traduzione del regno è tradotto con il termine Malkim, che significa re. Quindi qui abbiamo proprio, hai fatto di noi dei re e dei sacerdoti. Quindi vanno sempre insieme il termine, vedete, re e sacerdote. Abbiamo messo l'icona in cui è rappresentato nella tradizione ortodossa Gesù come re dei re e di sommo sacerdote. In lui noi siamo re, siamo sacerdoti. E vediamo il termine sacerdote. Il latino deriva da sacer, sacro, che significa appunto separato. Chi è il separato? Che significa essere separato dal mondo per entrare appunto nel regno di Dio? Colui che dovrà separarsi dal proprio egoismo, dal proprio stato, dalla propria condizione ancora animale per entrare nello stato spirituale. Dovrà tagliare i nostri animali interiori, cioè i nostri vizi capitali, che non ci permettono di entrare o di non far entrare il Cristo come re, regnare Cristo, che dovrà tagliare tutto ciò che ancora è mondano. Ancora, in ebraico invece vediamo, abbiamo in ebraico si dice Kohen, vedete le 3 lettere, Kaf, He e Nun finale. E Kohen è appunto il termine ebraico. Kaf significa appunto, abbiamo detto l'altra volta, è una lettera di ricezione, di capacità, di accoglienza. La He rappresenta lo spirito, il soffio, e la Nun finale, il compimento. Ecco, se lasciamo la lettera centrale, e poi sotto abbiamo le altre 2 lettere, abbiamo che il soffio, lo spirito, vuole entrare. Ken significa nella verità, cioè significa sì in ebraico, Ken, sì, franco, sincero. Quindi lo spirito che vuole entrare nella verità. Il sacerdote è colui che ci fa entrare nella dimensione spirituale attraverso la verità delle cose. Attraverso la verità, cioè noi entriamo nello spirito delle cose se, ecco, ascoltiamo la verità di Dio, fino a diventare appunto Spirito Santo. Questo spirito, questo soffio deve diventare attraverso la verità, attraverso il nostro assenso, Ken, al progetto di Dio, deve diventare realtà, deve diventare verità, deve diventare spirito che santifica. Quindi Gesù vuole fare di noi dei re e dei sacerdoti per il suo Dio, nostro Padre, per farci ritornare ad essere come Lui ci ha pensato fin dalla fondazione del mondo, creandoci nel paradiso. Dei figli di Dio che comunicano con il Padre, quindi la dimensione profetica che esprime la nostra identità di figli di Dio, che hanno ricevuto una eredità dal Padre, una eredità regale, con la dimensione regale, siamo re di questo regno di Dio che è basato sull'amore di Dio. Questa è la nostra eredità, cioè l'amore di Dio che poi si espande verso i fratelli. Ed essere sacerdoti, cioè chiamati ad esercitare un'autorità in questo regno attraverso appunto l'offerta di noi stessi, attraverso il servizio dei fratelli, che
purtroppo a causa del peccato, quest'offerta, ecco, a volte diventa sacrificio. A conseguenza, ecco perché il sacerdozio spirituale è legato ai sacrifici, che poi diventano sacrifici spirituali, a causa appunto della conseguenza del peccato. E questo ci porta, ecco, ad offrire la nostra vita, nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutte le persecuzioni. Ma queste difficoltà, questa croce diventa la chiave per accedere al regno di Dio. Quindi Gesù vuole stabilire il regno di Dio in noi battezzati attraverso il triplice esercizio, il triplice munus profetico, regale e sacerdotale. Profetico in quanto figli di Dio che parlano a Dio, che annunciano il regno di Dio che è amore. Regale in quanto eredi di questo regno d'amore che lo condividono. Che condividono con gli altri, che condividiamo con gli altri quello che abbiamo ricevuto e che ci mettiamo a servizio di questo amore, e infine sacerdoti che esercitano una responsabilità, un'autorità per la crescita di chi ci è stato affidato, donando proprio la vita. Nonostante tutte le difficoltà, ognuno di noi, ogni battezzato, chiamato nella famiglia, nel posto di lavoro, in un paese ad esercitare questa responsabilità, oppure anche per i sacerdoti chiamati ad essere responsabili nella loro comunità cristiana, per ogni pastore. Quindi ognuno di noi ha questo triplice mandato: sarai re, sarai profeta, sarai re e sacerdote per la gloria di Dio, per il regno di Dio. Bene, abbiamo terminato, ci vediamo la prossima volta. Shalom a tutti.